Vecchie rocce, buongiorno a tutti, sono Luca Grax 89 e come vi avevo già detto sulla mia pagina di Facebook, Luca Grax 89 per l'appunto, un nuovo gioco sarebbe sbarcato sul mio canale e molti avevano previsto l'arrivo di Tomb Raider, essendo che avevo comunque, tanto abbasso un attimo, essendo che avevo comunque parlato di un'eroina femminile, eroina, guidabile, quindi sì, ci avete beccato, era Lara Croft con Tomb Raider. Mi hanno proposto comunque questo gioco perché volevano vedere come avrei fatto un gameplay ad un gioco che non ho giocato e quindi io ho accettato volentieri la sfida. Iniziamo. L'esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie, ma le loro opere. Finalmente potevo lasciare il segno. Partire all'avventura. Ma fu l'avventura a trovare me. Ecco. Schiettino rules. Aiuto! Quando la vita ci scorre davanti agli occhi. Troviamo qualcosa che ci spinge. Povera Lara. Uno stimolo a proseguire. Ma dai. Riusciti a sopravvivere alla distruzione della nave. Incredibile. Beh. Guidare Lara, prego, al più presto, trovo. Ostia che risveglio. Mi dicono che sei a testa in giù. Tieni premuto LS a sinistra a destra con le oscillazioni per darti la spinta, ok? Siamo. Aiuto! Toccare. Giù, devo scendere. La storia la trasformerà da una ragazzina impaurita dal mondo e dalla vita fino. Sì, la farà diventare comunque l'eroina che tutti conosciamo.
Non morirò così. Olè, si parte vecchie rocce, vai, 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 vai. Ho preso fuoco, ce l'ho fatta. Oh santo cavallo, cazzo di dolore. Ho sentito dolore io per lei. Non è messa nelle migliori condizioni. Bene, ho iniziato a guidarla. Vediamo di proseguire. Vai la retta. Oddio. No. 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 Abbiamo scoperto un'ecatombe o un mausoleo sotterraneo. Va. Tanto sì. Potete anche notare le grazie di Lara. I maschietti potranno notare le grazie. E le femminucce, vediamo, potrebbero... potrebbero immedesimarsi comunque nella splendida eroina di Tomb Raider. Diamo fuoco intanto questo bagaglio. Ricordo che è la prima volta che ci gioco, quindi... e non so quel che accadrà e soprattutto non so ancora bene i controlli. Cosa possiamo bruciare qua? Qua c'è un'altra cosa, ma io andrei avanti. Comunque questo qui ha fatto la fine che ha fatto, quindi non è che io possa fare più di tanto. Devo fare rumore. Usiamo la fiaccola. Ok. L'inizio mi sta piacendo molto, a dire la verità. È comunque un ritorno alle origini, forse, di Tomb Raider. Non ho giocato bene i primi, ne avrò finito uno per PSP, se non sbaglio. Sentita. Mi hanno proprio detto, però, che noterò il cambiamento di personalità, comunque, di Lara. LB. Dunque, posso intanto prendermi dell'altro fuoco e dar fuoco a quel bagaglio lì. Giusto? Lara? Come corri così, sa? Beh, allora... E senta. Ah, ok, ok. Avevo perso questo pezzo qui, probabilmente. Qua. Diamo fuoco. Ciao Lara. Esploderà tutto, secondo me. Era questione di tempo. Oh. Che cazzo sei qui? Ferma! Finiscila! Non dimenarti! Ma no! Presto sarà tutto finito! Allora, sappiamo che l'infame esce da qui, quindi stiamo attenti. Scicchiva! Sta ferma! Torna indietro! Torna qui! Ho il cuore in gola, vecchie rocce. Ah, vecchie rocce. Proprio quelle che mi hanno salvato dal bastardo. Pensavo di aver perso la torcia. Qua c'è qualcosa che ci può dare una mano. Non posso muovermi, quindi direi che continuo ad andare dritto. Ho paura che mi si spenga la fiamma più che altro, però non potete farmi queste inquadrature così. Forza di volontà, trovo una via d'uscita. Beh, siamo agli inizi. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo. Vabbè, troveremo comunque un altro focolare. La marea!
Devo uscire da qui. Sì, devo dar fuoco a tutto, quindi... È della seconda guerra mondiale. Fuoco. Grazie. Fuoco. Grazie a Dio. Graficamente è fatto veramente bene. Ah, forse qua devo provare a saltare. E uno, e due, e tre. No, l'ho presa male. Riproviamo. E uno, e due, e tre. Bravissima. Quindi ora che è tutto in fiamme, proviamo a spingere, giusto? Esatto. Oddio. Un gran bell'inizio, molto, molto avventuroso, non c'è che dire. Bene, modello sbloccato, va bene. I collezionabili, come sempre, li collezionerò o li prenderò solamente se li trovo. Devo uscire da qui prima che crolli tutto, mannaggia. Lo sapevo. Mancavano tipo 10 passi per uscire. Come sempre abbiamo solamente la nostra lanterna. E... vediamo di uscire. Tanto questa sezione a base di salti qua sopra, qua. Dovrò passare sicuramente qua in mezzo. Oddio. Ancora. Ma fa culo. Mannaggia, mi ha fatto un rush. No. Abbiamo perso una gamba. Mannaggia quel indigeno maledetto. Vabbè, sappiamo almeno adesso che arriva, quindi... Amore schiacciato. Esatto, così. Vediamo di scappare in fretta da questo luogo. Ma comunque adrenalinico al massimo. Salta, sentito. Ecco. Diciamo che questa è stata posizionata come la prima avventura di Lara Croft, quindi se la vedete un po' impacciata, insomma, è anche normale così. No? Oh, 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 oh. Ok, continua a salire Lara, vai, 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 vai. Resta comunque una grande topa. Agile, soprattutto. Vai, 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 Lara, vai, 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 vai. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Io direi di fermarci qui, vediamo un attimo il video. Sei un po' sporca sulla fronte. Perfetto, grande presentazione, vecchia roccia, io mi fermerei qui per questo per questa prima puntata comunque di questo gameplay. Sono Luca Garax 89, se vi è piaciuto il video spolliciatelo e iscrivetevi alla mia pagina di YouTube Luca Garax 89 e ovviamente alla mia pagina Facebook Luca Garax 89. Vecchia roccia, a domani con il prossimo video.